Buongiorno ragazzi e benvenuti a un'altra puntata delle lezioni di battate di Mr. Boscherini. Oggi, nel corso della nostra unità sui poliedri, parleremo delle piramidi rette. Nella scorsa lezione abbiamo definito che cos'è una piramide, ve lo ricordo, quindi un poliedro delimitato da un poligono che chiameremo base e da tanti triangoli, quanti sono i lati del nostro poligono di base che hanno in comune un vertice. All'interno della categoria delle piramidi abbiamo individuato quelle che noi chiameremo piramidi rette, ovvero piramidi all'interno delle cui basi possiamo inscrivere una circonferenza e la cui altezza, intendo l'altezza piramide, va a cadere proprio nel centro di tale circonferenza iscritta. Oggi, per andare a analizzare le formule sia per l'area che per il volume della piramide, ci soffermeremo in particolare su un caso che poi rappresenterà la maggior parte delle eventualità che andremo a incontrare nell'esercizio a piramide, ovvero una piramide quadrangolare regolare, ovvero una piramide retta base quadrata, ovvero appunto questo oggetto qui, dove vedete ho già individuato alcuni delle parti essenziali, ovvero oltre chiaramente alla base quadrata e l'altezza, ho individuato l'apotema, che vi ricordo è l'altezza delle facce laterali in una piramide retta, perché solo nelle piramidi rette tutte le facce laterali, cioè tutti i triangoli che vanno a delimitare lateralmente la nostra piramide, hanno la stessa altezza, e chiamerò questa altezza apotema. E poi ho individuato lo spigolo di base, che in questo caso è il lato del nostro quadrato, e lo spigolo laterale, che non entrerà direttamente nelle formule che andremo a vedere oggi, ma a volte può capitare nell'esercizio e dovremo vedere, ma questo lo vedremo in classe, come si può risolvere un problema nel caso in cui, invece di darvi, che so, l'altezza della piramide o l'apotema della piramide, diano lo spigolo laterale. Vi anticipo già che ci sarà da usare il teorema di Pitagora. Ci sono vari modi di disegnare lo sviluppo piano di una piramide. Questo è uno, cioè disegnare al centro la nostra base e poi un po' a stella i triangoli che costruiscono le facce laterali. Un altro modo è di nuovo disegnare la base e poi fare una striscia con i vari triangoli che vanno a costituire le facce laterali. Di nuovo vale la solita raccomandazione che gli spigoli delle facce laterali devono andare a coincidere volta in volta con i corrispondenti spigoli della base e a loro volta devono andare a coincidere gli spigoli laterali delle nostre facce laterali. Andiamo quindi a vedere le formule per l'area della piramide e di nuovo, come per tutti i poliedri che abbiamo visto finora, e sarà la stessa cosa anche quando andremo a vedere i solidi di rotazione, le formule che andiamo a vedere sono tre, ovvero formula per l'area della superficie di base o semplicemente area di base, l'area laterale e l'area totale. Qui vedremo già delle grosse differenze rispetto alle formule che abbiamo studiato finora. Abbiamo visto che c'è un notevole parallelismo tra le formule del parallelepipedo e del prisma, e questo non deve stupirci perché appunto il parallelepipedo è un caso particolare di prisma. Per la piramide invece siamo in un territorio abbastanza differente. Intanto una cosa, è chiaro che non esiste un'unica formula per l'area di base della piramide, perché la piramide può avere qualsiasi tipo di poligono per base. Di nuovo, la maggior parte dei casi noi avremo delle piramidi che hanno per base dei quadrati, ma in generale io avrò una qualsiasi formula e sarà la formula dell'area di quel poligono in particolare. E invece è sempre la stessa la forma dell'area laterale, che è simile a quello che abbiamo visto per il parallelepipedo del prisma. Come vedete, entra di nuovo il perimetro di base, questa volta non entra l'altezza della piramide. Perché? Perché in questo caso nella piramide l'altezza del nostro poliedro non coincide
con l'altezza delle facce laterali, perché le facce laterali rispetto all'altezza sono inclinate. Quello che entra sarà l'altezza delle facce laterali, che noi abbiamo chiamato apotema. E dal momento che qui non abbiamo dei rettangoli, ma dei triangoli, la formula, come vedete, è perimetro di base per apotema diviso 2. Anche l'area totale è diversa, perché contiene sì l'area laterale, ma contiene una sola volta l'area base, perché appunto la piramide c'è una sola base, al contrario del parallelepipedo, al contrario del cubo, al contrario del prisma. Formule inverse, solo alcune. Il perimetro di base si può ottenere facendo due volte l'area laterale diviso l'apotema, oppure l'apotema si può calcolare a partire dall'area laterale facendo 2 per area laterale diviso perimetro di base. E ora vediamo subito di applicare queste formule in un esercizio realistico. Quindi, come vedete, ora qui, a contrario di altri esempi che vi ho mostrato nelle lezioni precedenti, tratteremo un esempio proprio come faremo in classe. Quindi, a partire dal problema, il problema è: ho una piramide quadrangolare regolare, cioè quindi una piramide retta base quadrata, di cui conosco lo spigolo di base, 10 cm, e l'altezza, 12 cm, e voglio conoscere l'area totale. Ho disegnato una figura, scrivo i dati, indico con L, come già fatto in precedenza, lo spigolo di base, 10 cm, e con H l'altezza, 12 cm. La mia domanda è: quanto vale l'area totale? Di nuovo, come in questi problemi avanzati di geometria ci sono varie strategie per arrivare alla soluzione, in questo caso cercherò di sfruttare al massimo i dati, cioè comincio dal primo dato e vedo cosa riesco a tirarci fuori. L è il lato di un quadrato, quindi di questo quadrato posso trovare l'area e il perimetro. L'area è lato per lato, cioè lato alla seconda, 10 alla seconda che fa 100 cm quadrati. Il perimetro è 4 per il lato, quindi 4 per 10, cioè 40 cm. E fin qui ho già sfruttato al massimo il primo dato, ho già trovato l'area di base che mi servirà per trovare l'area totale e il perimetro di base che mi servirà, come vi ricordate, la formula dell'area laterale. Nella formula dell'area laterale però c'è l'apotema, allora devo capire come ricavare l'apotema. E a questo punto ritorno a questa figura. Vi ricordo che l'altezza, il raggio della circonferenza iscritta e l'apotema vanno a formare in una piramide un triangolo rettangolo, di cui l'altezza e il raggio della circonferenza iscritta sono i due cateti e l'apotema è l'ipotenusa di questo triangolo rettangolo. Quindi per trovare l'apotema devo usare la formula diretta del teorema di Pitagora, che sarà dato dal primo cateto, cioè 12 alla seconda, più l'altro cateto. Ora però noi non abbiamo il raggio della circonferenza di base, abbiamo lo spigolo di base, ma ci vuole poco per capire che se la base è un quadrato, il raggio della circonferenza iscritta in questo quadrato sarà la metà del nostro lato, cioè sarà la metà di 10, ovvero sarà 5 cm. Allora questo 5 lo vado a mettere nella mia formula, 12 alla seconda fa 144, più 25 fa 169, radice quadrata 169 è 13 cm. Questa è una delle famosissime terme pitagoriche primitive. A questo punto posso calcolare l'area laterale come perimetro di base per apotema diviso 2. E di nuovo questi sono calcoli che con un po' di attenzione potete fare anche a mente, perché 40 diviso 2 fa 20, moltiplicare per 20 significa mettere uno 0 e 2 per 13 fa 26 ed ecco la nostra soluzione, 260 cm quadrati. A questo punto sommo insieme le due aree, 260 più 100 fa 360 cm quadrati e questa è la soluzione del nostro problema. Muoviamoci velocemente e andiamo a vedere le formule del volume. E di nuovo vediamo una differenza rispetto alle formule che abbiamo studiato finora per gli altri poliedri. Di nuovo intuito, posso capire che il volume sarà dato dal prodotto del
movimento, diciamo così, dell'area di base attraverso tutta l'altezza della nostra piramide, però è altrettanto chiaro che se faccio area di base per altezza vado a ricavarmi l'area del prisma equivalente, cioè diciamo del prisma che ha la stessa base e la stessa altezza. Allora è chiaro che dovrò un po' dividere questo numero. Intuitivamente uno pensa, uno va a dividere per 2 come fa nel caso del triangolo, invece no, nel caso del volume devo dividere per 3, ovvero la formula diretta per il volume della piramide è area di base per altezza diviso 3. Andiamo a vedere formule inverse: l'area di base è 3 per il volume diviso altezza, oppure se voglio conoscere l'altezza è 3 per il volume diviso l'area di base. Concludiamo con un esercizio veramente completo, cioè nel quale andremo a vedere proprio tutti gli aspetti della nostra piramide retta. Di nuovo considero il caso di una piramide quadrangolare regolare di cui conosca l'area di base 144 cm quadrati, che mi fa già capire che dovrò in un certo punto usare delle formule inverse, e l'apotema pari a 10 cm. E voglio trovare sia l'area totale che il volume. Di nuovo uso la strategia di sfruttare al massimo i dati a mia disposizione, a partire dall'area di base. È l'area del quadrato? Troviamo il lato di questo quadrato, cioè facendo la radice quadrata di 144, ovvero 12 cm. Questo dato lo posso usare poi per trovare il perimetro di base, 4 per 12 è 48 cm. Ho il perimetro di base, ho l'apotema, mi calcolo l'area laterale. E di nuovo 48 quindi le basi per 10 diviso 2, 48 per 10 fa 480, diviso 2 fa 240 centimetri quadrati. Velocemente vado a calcolarmi l'area totale come somma di 240 più 144, che fa 384 centimetri quadrati. E di nuovo vi raccomando, a casa, mentre vedete questo video, provate a fare da voi questi calcoli e vedete se magari ho fatto un errore. Non mi sembra, però non si sa mai. A questo punto c'è cioè, l'ultimo due passaggi per andare a trovare il volume. Nella formula diretta del volume c'è bisogno dell'altezza, non ho l'altezza, ho l'apotema, quindi dovrò usare di nuovo il teorema di Pitagora. Ma l'altezza è un cateto e quindi dovrò usare la formula inversa, quella col meno, ovvero altezza uguale 10 alla seconda, perché 10 è il nostro apotema, meno di nuovo il raggio della circonferenza di base, che è la metà di 12. 12 diviso 2 fa 6, quindi 10 alla seconda meno 6 alla seconda, e quelli più attenti di voi avranno riconosciuto qui una terna pitagorica derivata della terna pitagorica più famosa, ovvero 3, 4, 5. 3 per 2 fa 6, 4 per 2 fa 8, 5 per 2 fa 10, vedete qui c'è 10, qui c'è 6. Il risultato è ovviamente 8. A questo punto questi numeri li infilo nella formula del volume e il volume verrà quindi 144 per 8 diviso 3, e come vedete non ho scritto il risultato. Questo starà a voi calcolarlo a casa e insieme lo controlleremo in classe. Ora è ovvio, visto la gran quantità di formule, in particolare con questa difficoltà in più delle formule legate all'apotema, l'altezza e il raggio della circonferenza di base, e gli esercizi sulla piramide, in particolare più che gli esercizi sul prisma, più che gli esercizi sul cubo o sul parallelepipedo, possono avere veramente tantissimi passaggi, quindi sarà importante in classe vedere diverse opzioni. Con questo si conclude il ciclo di lezioni sull'unità dei poliedri. A breve comincerà un nuovo ciclo legato all'ultimo tipo di solidi che studieremo insieme quest'anno, ovvero i solidi di rotazione. Ma per oggi è tutto, arrivederci alla prossima!